Salve gente, bentornati. Due minuti, una profumazione. Parliamo di Cranberry Peppermint, che è una profumazione uscita tra le ultime insieme a Holiday and Sage, di cui vi lascio il video qua sopra, per le premium. Le premium sono quelle fragranze che escono solo nel formato giara grande, e vi lascio anche qua sotto il link della pagina dove io l'ho acquistato, ovvero la Fabbrica delle Idee. La descrizione ufficiale dice: il sibilio fruttato di mirtilli rossi aggiunge un vivace tocco di vacanza al fresco profumo di menta piperita. Note di testa, mirtillo rosso e lampone rosso. Note di cuore: menta piperita, menta verde e wintergreen, conosciuto anche come tè del Canada, mi pare, sì, tè del Canada. Note di fondo: muschio, crema alla vaniglia, mentolata alla menta. E praticamente questa profumazione, adesso vi faccio un zoomino sull'etichetta, che è bellissima. Non ho capito lo sfondo in cosa consista, a parte questi peppermint per l'appunto. È una festiva. Praticamente si sente questa nota, essendoci il peppermint, menta e vaniglia, e si sente quindi questa nota di menta e di vaniglia che possiamo trovare in tantissime altre profumazioni. Però qui c'è l'aggiunta di questo cranberry. Per capire, il cranberry è un pochino, se l'avete sentito, come cranberry ice. Quindi c'è una grossa nota fruttata, che forse delle due prevale sulla menta e sulla vaniglia. Quindi c'è la nota fruttata, una nota abbastanza fresca della menta, e poi la nota dolce. Io l'ho accesa sotto la lampada, quindi se sembra intonsa, sì, ma non lo è. E poi c'è questa nota, appunto, dicevo, della vaniglia, che va ad addolcire un pochino il frizzantino del cranberry. Pensavo da spenta che fosse una profumazione molto più arrogante, invece l'ho trovata decisamente ben bilanciata, quindi la si sente bene come profumazione e non va a rompere, cioè quindi non disturba, è ben bilanciata comunque profumazione. Questo è quanto. Quindi comunque non è una profumazione che riesco a ovviamente la metto tra le diabetiche, non è una profumazione che riesco ad associare a un qualcosa di tangibile. È abbastanza comunque vaga come profumazione, sebbene sia una diabetica, perché è davvero dolce, si capisce che il dolce è un dolce di cibo, ecco. Non la trovo una dolce fresca come potrebbe diventare una coccolina, per esempio. Quindi comunque buona, particolare, sono due fragranze particolari, ecco, questa Holiday and Sage e questa Cranberry Peppermint, che hanno fatto uscire appunto per il periodo natalizio. Fatemi sapere qua su in alto se voi l'avete provata tramite il sondaggino a cui tutti possono partecipare. Poi, ovviamente, sotto l'info box, insieme al link del sito, io vi lascio anche il link del blog, della pagina Facebook, del mio Instagram, altri link interessanti come il gruppo Facebook. Io e voi i video li pubblico il lunedì, il venerdì e praticamente tutti i mercoledì. E adesso linea al TG. Ciao!